Ah, si così. Oggi pomeriggio ci ritroviamo qui quasi sapendo. Perché tutti insieme? Ieri ci eravamo lasciati gruppi, però stamattina dal confronto che abbiamo fatto tra noi guide è sorto il medesimo. Sì, è sorta anche la necessità e abbiamo notato che si è scelto per la fine la stessa tematica su cui lavorare, che è quello un po' che vede coinvolti tutti, sarebbe l'agricoltura. Ma no, vai tu, che tu sei un po' più preciso. Ok, we are here together because we decided that the two different groups told that want to discuss, to talk about the same argument, agriculture. Allora, quello che faremo oggi, che si concluderà in questo workshop, è un po' il risultato di questo cammino di Leuca, cioè cosa, perché nasce questo cammino e soprattutto perché nasce questa tematica del lavoro, cosa c'entra con noi, con il cammino. C'entra proprio il fatto che l'uomo a volte riceve proprio la dignità grazie anche al lavoro e quindi noi pensiamo che grazie a questo workshop possa nascere in ognuno di noi anche un po' quella che è la cultura del lavoro, la ricerca attiva del lavoro, cioè il modo come noi, ognuno di noi può spendersi e quali sono le nostre capacità e abilità che possiamo poi portare nel mondo. The Camino di Leuca, Walking on Leuca, has a center and maintain the dignity. And then we think that the work is a principal instrument for the dignity. Allora, spesso noi siamo qui e cerchiamo magari un lavoro, no? Cerchiamo un'occupazione. Molte volte però non lo troviamo, ma perché? Perché questa non è una difficoltà solo vostra, ma è una difficoltà un po' di tutti i giovani o di anche meno giovani in questo momento nel territorio italiano. Also the local people, the local young people has the same problem because the unemployment in Italy, in south of Italy, it's a big problem of local young people, of migrant young people. Legata alla disoccupazione ci sono tantissimi problemi legati anche alla società. E quindi cosa noi possiamo fare in questo caso? Stare lì ad aspettare o muoverci e fare qualcosa? Ieri nei gruppi sono usciti diversi aspetti e uno tra questi era anche l'organizzazione, erano anche le istituzioni, cosa possono fare per noi. There are many problems, consequences of unemployment. Then what we want to do? To wait a work that never will arrive or start to do something, to create ourselves, our jobs. And then yesterday in the groups there was many ideas, many interesting ideas. Poi ieri quando abbiamo fatto i gruppi, due gruppi, è emerso soprattutto il desiderio primario, quello che abbiamo notato, sull'agricoltura e quindi il contatto con la terra. The contact with the land, the fields, is was an argument in the groups yesterday. Then we want to talk today about this, about agriculture. Ma questo è necessario soltanto se, come noi stiamo cercando qui da noi, anche da voi, se nel caso voi tornate a casa o andate in altri luoghi, cercate di acquisire il senso della cooperativa,
dell'unirvi, perché da soli non potrete fare mai niente di così importante se non vi unite. Of course we come from different places, from different planes, but everywhere we think it's a good way to put together, to cooperate and not try to solve the problem of job each one. Quindi adesso facciamo un focus sul concetto di agricoltura proprio perché è la cosa meno delocalizzabile, la cosa che più difficilmente vi può essere tolta in un futuro, proprio perché voi lo sentite come prima cosa primordiale. Then we started to talk about agriculture and agriculture is an activity that is possible to do everywhere. Ieri è uscito anche un concetto che di vedere l'agricoltura anche sotto altri punti di vista, ad esempio legata al turismo, quindi la raccolta delle olive, del pomodoro, come occasione di lavoro per invitare quindi dei turisti nel nostro territorio, nel vostro territorio. Quindi oggi siamo chiamati di nuovo a pensare a qualche idea, sempre legata a questo punto al mondo dell'agricoltura, visto che ieri ci accomunava, ok? Somebody talked yesterday that the work in agriculture can become a tourism proposal. There is some people that want to come in our land to learn how to do harvest in agriculture, because of course there are many people born in the cities that never see agricultural activities. È un modo per non aspettare, è un modo per essere cittadini attivi, ed essere cittadini attivi vuol dire importarsi di quello che è un po' come l'iCare, no? Mi importo di quello che succede attorno a me, ma non aspetto che qualcuno venga a risolvere qualcosa, ma sono io stesso che con le mie forze e credendo anche nelle mie capacità posso realizzare qualcosa. E ieri è nato pure il concetto di formazione. Questo è molto importante perché anche per sviluppare l'agricoltura, dove magari ognuno di voi si sente già portato, si sente già di avere molta esperienza, potrebbe anche trovare, come diceva Dario, quel lato creativo, no? Quel lato diverso di vedere l'agricoltura, che possa essere anche da spunto e da novità per gli altri. It's important then don't wait to receive a job, but try to create. But to create jobs, we need training, we need skills, because the competition in the world is so hard, and then we need to learn how to do the things in new way. Non so se Vincenzo vuole aggiungere qualcosa, anche visto, cioè ieri si è stato abbastanza esaustivo di come si può essere utili in un territorio dove spesso la gente va via e non vuole neanche scommettere. E penso che la situazione oggi sia questa un po' per tutti. Ma io penso che in tutti i sud del mondo, tutti, c'è lo stesso problema. Siamo emarginati. L'unica possibilità di rimetterci al centro è avere la capacità di essere molto innovativi, di fare cose che nessun altro ha fatto prima di noi. Allora l'innovazione è un aspetto importantissimo per riuscire a darci una possibilità rimanendo al sud. I think that all south of the world has the same problem. All the cells are imaginated, and then to put the souls in the center again, we need innovation. We need to do something new that nobody done before.
And then innovation can be a possibility to create jobs and development in our souls. Then I suggest to all to think innovative, like somebody yesterday in our groups begin to do. Okay. Adesso, proprio dopo quello che ha detto Antonio, scusami Vincenzo, pensiamo a come vedere l'agricoltura in maniera innovativa, a come si potrebbe pensare a un'agricoltura nuova, diversa, magari perché no anche da riportare alle vostre origini. E scriveremo la vostra idea, ognuno di voi scriverà la propria idea su uno di questi fogli che vi verrà dato. Then, everybody then begin start to think innovative, taking tradition, taking things from the roots, but seeing in the future with innovation. Then everybody can take these little papers and write in English, in French, in Italiano, some innovative ideas in agriculture. And then after we can put this paper in the different part of this big paper. Here, when you write something about activity. Here, when you write something people who must do activities. Here, when you describe how to do methodology. And here, when you write something of where the activities can be done. Ok, un foglio per ognuno di questi. Quindi inizieremo intanto con il primo foglietto dove scriveremo che cosa. Ok, one little paper for each part. Then we start to write what to do in this part. And after the next little paper in the I have one question, please. Do you know, for example, maybe most of the people here, they don't understand what you are telling. So what do you understand? What the leaders who have idea? You have to explain them. I don't know, for example, if you do this is like a situation. If you do this kind of workshop, you have to be like selecting people. For example, there are some leaders innovation, and you talk about entrepreneurship or something. Yes, I know what you are Just a moment. Listen, Vincenzo. To let participators also the difference is not important because also an opinion, an idea, not necessarily perfect innovation ideas, but all is useful for us to understand and to create a way for all, or to think to create a way for all. Allora, chiediamo se prima di iniziare chiediamo se è per tutti chiaro cosa si deve fare. She asked if
it's for all clear, all understand what we are going to do. Allora, il tema penso che sia chiaro. Possiamo ascoltare cosa dice lui? Okay. Sorry. Scusate, non riesco a sentire. After you tell just a moment. With us. So I said I would like to throw more light about this issue. So it's not everybody here that understand what you are saying. Like in terms of what you asked us to write. Many of us don't understand. But for language problem, you think? Yeah, you need to explain more details for we to understand. Okay, then I ask to the people that know Arab, French, please to explain to Holder what you understand. Then we help each other to hold people understand. Okay? Cosa ha chiesto Vincenzo? Ha detto che anche per problemi di linguaggio molti sicuramente non hanno capito cosa per fare, come si fa addirittura come si prepara. Quello che noi adesso dobbiamo provare a fare è pensare idee, okay? Noi non dobbiamo dire come si fa. Ognuno di noi ha una sua idea di quello che si potrebbe fare in America. Cosa si potrebbe fare di nuovo? Allora uno lo scrive e lo attacca. Allora abbiamo un'idea unica, ieri è uscito un tema unico per tutti, l'agricoltura, ok? Perché è uscito da voi, no? Abbiamo pensato a dei settori che vedevamo più vicini a noi ed è uscita fuori l'agricoltura. Sì. Yesterday in the groups from the participants of the group born the way of agriculture. Okay. No, perché c'è una ragazza che non comprende bene. E fermiamoci, non ci parliamo addosso, perché poi proprio c'è una difficoltà di ascolto. Allora, una volta individuato il tema, noi adesso ci sono mille modi di fare agricoltura, ok? Dobbiamo pensare un'idea nostra, vostra, ognuno di voi deve pensare ad un'idea legata al campo dell'agricoltura che gli piacerebbe portare avanti. This is a workshop of ideas. Then everybody let think a new idea in agriculture and write to the little yellow paper. Io chiederei, c'è qualcuno che capisce bene l'italiano e sa parlare l'arabo, e qualcuno che capisce l'italiano e sa parlare il francese? Io il francese. Allora, lui sta parlando il francese. Puoi tradurre in francese questa idea proprio semplice, basilare? Sì, però solo lui forse sa il francese e non capisce. Ah, non tu, quindi lui. Io lo so e l'ho tradotto a lui in francese perché so che nessun altro parla francese che non capisce. No, ci sono più persone French, understand French. E soprattutto questa idea di base di che cosa bisogna fare adesso è necessario. Con i foglietti gialli, eccetera, se la puoi tradurre in francese per tutti, così è un altro modo, un'altra possibilità che ci diamo perché tutti capiscono. Ok, listen to Flavio, silent please. Nessun altro sa in francese qua, italiano. Vabbè, vai, che tu c'è la predisposizione. Allora, nous parlons que hier nous avons dit que nous devons faire quelque chose pour donner un contribut pour cette vie. Parce que si nous attendons les autres qui font quelque chose,
Nous ne ferons jamais rien. Nous devons faire quelque chose pour être actifs dans la vie. Parce que si nous attendons le travail, les personnes ne donnent nous jamais. Donc, nous devons penser comment nous pouvons faire quelque chose dans la vie en Italie. Donc, hier, nous avons pensé que la chose plus bonne pour nous est l'agriculture. Parce que chacune personne a dit que l'agriculture est importante pour lui. Et donc, vous devez penser à une idée dans laquelle vous pouvez dire à vous dire qu'est-ce que vous voulez faire dans l'agriculture. Sulla base se io un laboratorio di idee, dove chacun può proporre qualche idea sull'agricoltura, ma è solamente una proposizione, le non un progetto, se solamente un laboratorio di idee. Sulla base delle proprie esperienze, ognuno di voi ha detto che ha delle esperienze nel campo dell'agricoltura. Cosa secondo voi, quale potrebbe essere un'idea innovativa, un'idea che possa secondo voi realizzarsi e quindi essere anche approvata dalla società? Un'idea nuova, un'idea diversa. Tendoci anche la tecnologia. È importante che le idee essere innovativi. Donc, je pense che noi possiamo cominciare il tuo tempo. Okay? L'idea a volte non deve essere per forza qualcosa di stravagante, di come raggiungere la luna con un dito, con un salto. Potrebbe anche essere un'idea che risolve un problema, magari un problema attuale che oggi ognuno di voi vive nella propria realtà o che ha visto nascere nella propria realtà. Come lo risolverebbe? E se quel problema si risolvesse, come si potrebbe così andare avanti? Secondo me la complichiamo, è sufficiente questo. Okay. Cominciamo a scrivere le attività. Ok. No, perché magari è un po'. Cosa vuoi fare? Lui che aveva fatto la domanda ha capito qualcosa in più adesso? Ci siamo? Adesso no, avete capito? No, lui non è che non l'aveva capito. Forse il problema è che alcuni non l'hanno capito. Chiedi magari Vincenzo se adesso è chiaro per tutti. Chi ha dei problemi di dirlo? Lo dicano, se lo ripetiamo, no? Anybody if anybody want clarification can tell. If not, we can start. Okay? We can start with this. If any problem, tell. Yesterday, I was not in the relationship. A tiny guest arrived. We're talking about yesterday, I was not in the relationship. And yesterday, I think we're talking about job creation and something. Some people are here who don't have jobs and how to improve in agriculture issue. But I thought that's a broad subject, you understand? And when we decided to write some negative about agriculture, what are you writing about? The insect matter, the insect that's called agriculture. Or we should write about those who should help agriculture people, or the weather issues of agriculture problem, or what should we write? Sorry, I don't understand so well. You know, agriculture is a broad subject. For example, in weather issues, it's also is a broad subject about agriculture. When you talk about the development of those who help agriculture, like
the tenants of the day that's supposed to help agriculture to grow, and the worms inside the land, the good land, for instance. And when you talk about the fruit in agriculture, the thing that spoils agriculture, the negative and the positive food. You understand? Agriculture is a good, when you come to Sierra to write something, you don't know what you should write. You say that in agriculture there is a positive way and negative way. Negative way. You know, when you talk about the weather issue, the weather is not human, that led to before. Yes. It's only God that led to before, that's number one. But the nesting and the worms and the thing that spoil agriculture, like the thing that maybe the guinea worms, the edge worms also. Scusa, Vincenzo. The guinea worms, the edge worms, guinea worm, edge worms, and the fly that used to, maybe in Ghana, I was reading some things about, they said that this year, the inmates, like maize, there were some insects that spoiled the maize and nobody get it. No. No, io sto avendo difficoltà. Do you understand better? Yes, I understand, but I cannot translate in Italian or whatever. No, but also... So, okay. In English, very slow. In English, man. Okay. You have a good English. What the brother is saying is this. You are asking us to write ideas about agriculture. And he's saying that agriculture is a very big sector. And when you are talking about agriculture, what do you really want? And he was talking about the weather conditions, he was talking about the lands, and the insects, the seasons. Okay. Lui dice l'agricoltura è una cosa molto, molto complessa e articolata, perché dipende dal luogo dove viene fatta, dipende dalle condizioni climatiche, dipende dai parassiti, dipende da diverse cose. Dice che cos'è che noi dovremmo ora andare a proporre, che cosa dovremmo discutere. Naturalmente è previsto anche nelle fasi successive che loro prevedano tutto questo, cioè alla base dell'idea ci devono stare poi tutti altri, si devono valutare tutti gli altri problemi che stanno sollevando. She said that this is a base work, and of course in the next steps we now to think about all these problems. But I had an explanation. I think that they want you propose a business idea and not a technical idea. Okay? And then it's important to think how it's possible to do a new way agriculture. For example, I don't know if yesterday you was in this group, no, in another group, okay. But in this group, somebody tell about the possibility to produce foods, typical foods of the rest of the world, but maybe Europe. It's a new way to think an answer to needs of the market, because we, for a new idea, innovative idea, we must think about the needs of the market, and then propose a business idea in agriculture. Sì, no, stavo dicendo che oltre ad aver tradotto quello che avevi detto tu, stavo dicendo che la cosa importante è concentrarsi sulla parte imprenditoriale delle idee, perché se ci soffermiamo sulla parte tecnica, chiaramente sì, ci sono un sacco di problemi tecnici in agricoltura. Ci sono, come diceva lui, problemi climatici, poi dipende l'agricoltura dove la fai, in quale parte del mondo la fai,
Però quello che a noi serve è, guardando i bisogni del mercato, provare a pensare un'idea imprenditoriale in agricoltura, e poi, come diceva lei, penseremo a, a, all'implementazione tipo tecnico. Naturalmente l'idea, come dicevamo prima, non è un'idea che noi dobbiamo pensare di realizzare qui, ma, vi ripeto, è un modo per allenare la nostra mente a credere in noi stessi. Ovunque siamo. A capire di cosa siamo capaci. Sì, però lui giustamente pone un problema molto serio, dice, se non contestualizziamo l'idea, l'idea è campata in aria, cioè se io voglio produrre i frutti di bosco in Tanzania. Giusto. Forse bisogna cominciare dalla scuola di agricoltura, chiamiamola così, una scuola dove si impara quali sono le tecniche del mondo, quali sono i frutti del mondo, no? Dove si studia il clima e si studia la geografia per comprendere le caratteristiche di un luogo in funzione delle possibilità di vita in quel luogo. Forse l'inizio è proprio una scuola, no? Se manca proprio... è come quando sei piccolino e ti domandi cosa voglio fare da grande. Voglio fare il pompiere, voglio fare il medico, non lo sai fare, non sai come si fa, però hai una attrazione per quell'attività, una passione, e allora inizierai un percorso per imparare a fare quel lavoro. Hai capito? Sì, perché quello che tu hai detto non è solo l'agricoltura, è anche un'altra cosa. Perché, cosa? No, perché quello che è molto tuo, non è quello che, quello che possiamo fare al futuro. Sì. Non solo che è agricoltura. Ma nessuno può sapere cosa sarà il futuro, no? Lo dobbiamo progettare, pianificare, programmare, sono tutti passaggi che il futuro non è una cosa che accade all'improvviso perché si avvera un sogno, il futuro si costruisce. Stiamo dicendo, di parla, no? Allora, finisci tu, poi lui, e poi vediamo di capire da dove dobbiamo andare. Because we are talking about agriculture, how we can do it, how we can prepare it. But it's talking about this, about the future. Lui dice, parlando dell'agricoltura, stiamo parlando dell'agricoltura che vogliamo andare a fare in futuro, no? Yes, I think now we want only to create ideas, only ideas. We are not planning to do an enterprise. Then we cooperate to propose an idea. Maybe there is somebody between us that see an idea say, and after coming back in the land say, great. That's interesting, this idea. I started to do this. And this is a great resource for us. Okay? Dicevo che quello che noi ci stiamo proponendo è tirare fuori delle idee. Okay. Queste idee servono solo ad essere idee. Non stiamo pianificando un'impresa. Non vogliamo andare a fare domani mattina un'impresa. Però potrebbe essere già un grande risultato il fatto che qualcuno, tornando a casa, si ispiri a una di queste idee e dica, va bene, questa è una buona idea,
e io tornando nel mio paese dove io sto la realizzo, voglio iniziare a realizzare. Dal confronto possono nascere nuove idee per gli altri. Ok, c'è cioè lui che vuole parlare. Lui e poi iniziamo. Ok, poi iniziamo. Buonasera a tutti. I think we all are happy to gather once again with this. It's very important. We all are happy. In order to have something doing, in order to help us migrants, because it's very important, and we believe by the power of Almighty God, I think at the end of the day, something good must happen. Most of us migrants in Europe, most of us women and work, we have a lot of law. I think most of us migrants in Europe, we have an handwork, we have many different talents of handwork in order to do something. Possibly it can be, it's possible, but we couldn't do because really we are a stranger and we know the law in Europe, of which by right to follow up with the law, we can't do nothing because many of us here, we are talented. We learn different types of handwork, like mechanic, auto mechanician, in different ways of mechanician, in different ways of constructions, mobile, I mean, the furniture's construction. Many types of handwork, but we can't do because of the law, because we know the law. But in order to follow up with the law, we can't able to do it. Lui dice che. Lui dice che noi veniamo da diverse parti del mondo e abbiamo anche abilità molto diverse e ovviamente le attività in Europa devono seguire anche leggi e normative anche diverse, per cui fare il meccanico in Europa può voler dire seguire tutta un'altra serie di leggi e di normative diverse. Then talk of agriculture. So, can he translate for French guys? Yes. Però scusa, non ho capito, è un problema il fatto no, che sta iniziando, non ha finito. Ah, ok. Just a moment for French translation. Ok. Notre en prenant la parole d'abord, il a soulevé que beaucoup de migrants ici sont des gens vraiment talentueux dans différents domaines. Ça peut être la mécanique, ça peut être l'agriculture, ça peut être la menuiserie et autres. Mais à cause de la loi qui existe ici, ils n'arrivent pas à montrer, ils n'arrivent pas à exprimer leur talent. Parce que la loi ne leur permet pas de faire ça. Alors c'est là il est pour le moment. Demain. To go on, then, in agriculture. This is Europe, because we from Africa. I'm from Africa. The experience that I have in different of kinds of the land in order to cultivate. The Europe land is different from Africa. I'm from Nigeria and so many places in Africa, yes, when you put something and do, there are different types of crops that we cultivate. Like most of the crops that we make use of it in Africa, maybe, I don't think, because if you look at the land, it's not normally, it's not the same, it's a different land, because most of the things like we used to cultivate in Africa, because we cultivate cocoa in a big way. Sì, lui mette in evidenza che ovviamente, dice, io vengo dalla Nigeria, ovviamente sia i metodi di coltivazione sia quello che si può coltivare varia, ma non varia solo rispetto a qui, varia anche all'interno della stessa Africa con i differenti paesi dell'Africa. La stessa cosa. Ok, le frère a mentionné che lui, par exemple, il a des expériences dans l'agriculture. Il est nigérien, il vient du Nigeria, et déjà au Nigeria, les produits qu'il cultive chez eux, déjà, on peut ne pas les retrouver ici. Non seulement ça, aussi, les terres cultivables du Nigeria peuvent ne pas être les mêmes ici. Et aussi, même les conditions météorologiques ne sont pas les mêmes que celles de l'Europe, de l'Italie. Ok.
Then we also have many different types of things that we cultivate, like yam, like cassava, like plantain, like banana, like coconut, many things. But here, I've never seen such a thing. But we are a stranger, though we are so much happy because the type of the things that we see, that they sell in a boutique, that the people used in times of cook, the cash crop, the things that they used to cook, we see in the supermarket and the, in Africa, some we use, but not all, because our land, like some olive that we use here, put for Africa, it cannot grow because our land is different, though this place is very hot. So, sorry if I stop you. We understand this, but what I just told is this workshop, it's only to write ideas, and these ideas, of course, is different from different countries. Okay, then if you want to propose an idea for Nigeria, you're right. This is an idea for Nigeria, and the idea is this. Okay, then it's not necessary to think an idea for here, for this land. We can think ideas for different parts of the world, because of course we are coming from different part of the world. Okay, I say this because we need to start to write, and then if there is not a problem to write, we prefer you write this and okay. Traduco in italiano e poi in francese. No, dicevo che. Che c'è chiaro che ovviamente le idee devono essere diverse a seconda delle diverse parti del mondo dove verranno realizzate. E quindi se qualcuno pensa a un'idea da realizzare in Nigeria, scriverà che questa idea è per la Nigeria. Però adesso è importante cominciare a lavorare scrivendo le idee nei foglietti e cominciando questo lavoro, se non c'è un problema. What he said or what you said? Twice. Ok. Le frère continue, il a dit que par exemple au Nigeria, qu'on cultive la banane, le manioc, l'yam, le coco. Mais qu'ici, on ne retrouve pas ça. Que les produits qu'on mange ici, déjà, c'est les trucs qu'on retrouve dans les supermarchés et c'est directement ce qu'ils cultivent dans les champs. Alors, ces produits qu'on a chez nous en Afrique, ou bien ces métaux cultivables de l'Afrique, si on les amène ici, on ne peut pas les utiliser directement. C'est ce qu'il a dit. Et le monsieur l'a interrompu. Il a dit que, au fait, l'atelier ici, ce n'est pas pour trouver des idées seulement de business en Italie, non. Ça peut être des trucs qu'on peut aussi réaliser chez nous dans nos différents pays. Ce qu'on est en train de faire, ce n'est pas pour trouver une solution parfaite, il y a une solution idéale qui va marcher à 100%, non. On cherche juste des idées. On cherche des idées. C'est-à-dire qu'il y a un problème et on donne une solution à ce problème-là, on écrit ça. Alors, ce qu'il est en train de dire, il peut les écrire. S'il pense que ce sont des problèmes et qu'on peut résoudre ça, alors il pense à ces problèmes et il écrit la solution. Ok, okay. Adesso iniziamo. Are you agree? I just have some little thing that I want to say about the agriculture. Ok, in another different way, I can just say, mainly in agriculture, if maybe for we to do agriculture, yes, we will follow up with the things the people used here. The people we see, the people, the things, the crops that they cultivate in their land. The type of the crops, the Europa, they used to cultivate. As we, as a farmer, because we cultivate what they make use of. There are crops that the people used, the plant. Okay. Please, conclusion. Okay, all the talk. Maybe if they give the acres of the land, maybe they can show the people the acres of the land. This is the land.
yes, we know the crops that they used to cultivate, of course, in Europe, in Italy. We can follow up with the way they used to do it because we are a farmer. Yes, we can do it. The main problem here, not only in French, the main problem is understanding what we are talking about. Yeah. Yes. I tell you the first time, excuse most of them, before what he's doing, that means that he didn't understand what he's doing. Please help each other. Yes, and what I will suggest is this. Don't ask, let us not ask people to write solutions or ideas. Let us ask them maybe to write some problems they see. And then we take those problems and think about solutions together. What do you think about it? I think this is a bit much. I don't know. Yeah. Because we are not understanding at the same level. Loro suggerivano, cioè dicevano che effettivamente siamo ancora alla comprensione del tipo di lavoro da fare. Loro suggerivano un approccio differente. Lui cosa suggeriva? Lui cosa suggeriva? Sì, no, è quello che lui stava dicendo manifesta che c'è un problema ancora di comprensione di quello che stiamo facendo. Allora, loro quello che suggerivano è un approccio molto più empirico e concreto di dire diciamo quali sono i problemi e diciamo quali sono le soluzioni. Che metodo è questo? Non ci piace? Vogliamo comunicare loro? Comunque, allora, se vi posso dire una cosa, siccome noi abbiamo dei progetti e vediamo anche l'aspetto interculturale. Questo modo fa parte della nostra concettualità occidentale, che c'è una grande fatica a trasmetterlo su culture diverse, proprio quel modo di lavorare che non è. Noi su questo, se vogliamo fare un ragionamento multiculturale, queste cose dobbiamo ragionarci. Ok, infatti dipende. Infatti, è proprio questo il nocciolo, no? Allora, come... Io direi... We have I translate. We have a multicultural problem of approach. I know this is an occidental approach to the war. And then we are trying to the future to a new methodology of workshop. But they say, of course, that we are now need to start. Ok, let's start. Ad esempio, potremmo fare una domanda. Digli, come possiamo far vivere l'agricoltura delle persone che non si sono mai avvicinate? Vogliono una cosa di questo? No. Io direi, a questo punto individuiamo il problema e poi però una soluzione al problema, che potrebbe essere anche sfoggiare nella nostra attività. Posso? Scusa. Posso? Sì. You know, yesterday we started the topic, you know, while some of the people here right now were not present yesterday. So now I see that the reason why some are asking questions is because they don't know the head of the topic. Yesterday, the other people was in another group with the same work of you. Of course, I was here, I was present yesterday. So we started the topic yesterday together. And then for today, I can see that some people don't understand because they were not here yesterday. So right now, we are asked to give an idea, we are asked to give a comment about how and where, what and who. It is all about, you know, agriculture. And the reason why we're talking about agriculture, the topic was, you know, how to bring development in a nation or in a community. That was the topic yesterday. Yes. And then we start to give out ideas, different ideas. And it was all right, no? So then now, you're still asking about good different ideas. Okay. About
Lui diceva che c'è un problema di continuità con gli argomenti che si trattavano ieri, perché c'erano delle persone che c'erano ieri e non c'erano oggi, e che dovrebbe essere posto il problema, lui dice, in un altro modo ancora, cioè di come riuscire a tirare fuori delle idee di sviluppo locale attraverso anche l'agricoltura. I would like to stop discussion and to say different ways of explanation of the work. Yeah. One way is to write ideas in agriculture. Another way that they suggest is to write problem and solution in agriculture. Okay? But I think now it's better to start to write, because after reading all we write, maybe there is a way that emerging from we write. Okay? If not, we can discuss about the methodology to this evening. I think it's not good, this. Yeah. Okay? Yeah. I think the reason why it was the problem of reading the text was that it was really, you know, the ideas were coming out. Is it particularly what we here in Europe, or can it be established in other countries? Because what is my priority of there are some crops in Africa that doesn't grow here. And maybe that's what it has the idea of it. It's what we want. In Africa, here, okay. In north of Europe. Don't worry. Yeah. The important thing is born in Europe. Okay, let's go. We wait. After reading the numbers, I think. I think. Okay, 1 minute. 1 minute for idea. No. Ah, sì. Alle 7 9 dobbiamo finire. 5 minutes to write, and everybody can hear to attach. Okay. Okay. Everybody can write. Pour porter les fromages, la verdure, les choses de l'agriculture. Ma lo fai fare scrivere un paese? Dai, non mai sentito di provenienza. Sì, perché? Sì, c'è un'idea là. Esprimi.
Io ho visto il video di Matteo. Je pense de faire. Read what, who, how, les éléments de la vie. Parce que je fais les Ma è un caso che va detto su quattro, oppure il caso anche di who, how. Eh no, abbiamo cominciato con cosa. Eh sì, dobbiamo andare a capo. Tu devi mettere questo là. Tu qual è la bocca? No, mettilo su cosa, what, perché poi what? Dobbiamo andare agli altri. What? Sto bloccando, perché sennò... One minute. Okay.
Ok, ci siamo? Fattorino. Aspetta,
Cooperative che ne abbiamo parlato in inglese, infatti sono in cooperativa, quindi aiuto con i bambini. Culture, 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 culture,
antico paese. Possiamo aumentare la produzione di queste Tu peux t'expliquer ça du matin jusqu'au soir. Tu ne vas pas tout comprendre. Ernesto, che puoi passare da per chi? Puoi passare cortesemente per chi? Per chi? Mi hanno già fatto. Eh no, lo cominciano a fare. Vincenzo, di dirlo. E così noi lavoriamo e così poi io Iniziamo con questi punti. Ok, vai.
Allora, ok, abbiamo tutte le idee che oggi sono uscite fuori e adesso le leggeremo. We have many ideas because the works was good. There is many good ideas right here. And then now we read before to go home. Allora, il primo biglietto dice che sarebbe bello creare delle comunità campestri guidate da italiani dopo la prima accoglienza, per fare in modo che tutti abbiano l'opportunità di fare dei lavori legati proprio all'agricoltura. Sì, questo è in italiano? Sì, sì. Cosa? I now translate ideas, ok? It's good to create a community of the workers on the fields. This community these communities can improve the agriculture and the economy. Ok, poi abbiamo qualcuno che scriveva che ci sono due tipi di piante che vengono usate in Nigeria e sono molto famose, sono questa jam e planta, che potrebbero essere usate in modi differenti. E possiamo leggerla anche direttamente in inglese. Okay. Allora, jam e planta, these are food plants, can be? In Nigeria. Some other Africa country, jam e amid, no, jam e amid, the planta, can be used in different way. Ci siamo? Ok. Poi c'è palm fruit banga, è un, it is one type of fruit. As a wide variety, the seed can be ground. We think some. Palm fruit banga. This is one type of fruit that has a wide variety. The seed can be grown within some few years, after which it can be continuously harvested annually. The seed can be used for many purposes. Like after milling it, it turns to palm oil or cooking as red oil. The seed can also be used to make soup, which is banga soup. Then the seed inside the shell can be used to make creams, body creams, and also for other industrial purposes. Allora, se la traduciamo anche in italiano? Sì, si tratta di una specie di pianta che si chiama banga. Che può essere usata sia per l'alimentazione, per esempio i semi consentono di fare delle minestre, sì, può essere spremuta e produrre anche dell'olio e nello stesso tempo può essere usata anche per l'utilizzo cosmetico, per fare delle creme per la pelle. Per cucinare, sì, l'ho detto. E poi c'è qualcun altro che dice je pense de faire conduire le chauffeur pour porter le produit. Le chauffeur, nel senso che no. French. That's French. French or Italian? French. Dell'agricoltura. Sì, lui praticamente ha trasportato varie cose con i camion, quindi ha detto nell'agricoltura se io facessi parte insomma della comunità potrei portare tutti questi frutti dove serve. Ah, quindi per il trasporto. Trasporto, quindi trasporto dove è necessario. He say that it needs a logistic transport in agriculture and logistic services. Poi frutta per, come per esempio patate, riso e fonio. Fonio, what is? Fonio, chi ha scritto? All right.
italiani come fare a produrre frutta, per esempio patate, l'Inter poi abbiamo qualcun altro che, al quale piacerebbe produrre diversi frutti, cocco, rice, tomato, coconut, carrot, watermelon, strawberry, orange, potato, vegetable e carne, quindi vari tipi di c'è un elenco di produzioni sia vegetali sia la carne che possono essere prodotti in agricoltura. In agricoltura, unite long way waiter because of the weather in the land that we have is very different than here. If we can also study about another things in agriculture, air is good. Poi c'è... No, scusa. If we can do it here, we need support from the governance and a place where we can do it. What I see here, that is easy for us to do tomatoes and the pepper. E sostanzialmente dice, ribadisce quel concetto detto più volte, cioè che si possono produrre cose diverse a seconda del clima diverso, cose che poi possono essere esportate e alla fine dice che può essere prodotto pomodoro e pepe. Quest'altra persona invece dice che in agricoltura ci vorrebbe più il sostegno da parte del governo. Another paper say that in agriculture it needs the help of the government. Poi quasi dice di realizzare una scuola delle colture del mondo nel Salento. This is an idea to make a school to learn different cultivation, cultivation products in agriculture from different countries of the world. This is very interesting to learn how to do many products from different parts of the world here, a school in Salento. Ok, poi qualcun altro dice che sarebbe importante coltivare avviare diverse colture come i pomodori, il melone, diversi frutti come le fragole e le arance. It could be interesting to start a new culture like cos'erano? Sì. Tomatoes. Fragole? Sì. Stromboli. Quello. Qua. Oh. No, quello sopra. Qua. Questo? Oh, no. Qua scusa. Sì, tomatoes, watermelon, granats, fruit like strawberry and orange fruit. Ok. Qui invece sostanzialmente dice che dipende dal periodo dell'anno, quindi quando ci sta insomma il freddo, quindi qualche coltura che va diciamo con determinate tecniche d'inverno ed altri progetti per delle buone culture, quindi si preoccupa più sul settore invernale, sul discorso invernale. C'è scritto in inglese a leggere. E qui dice depends for the help the agriculture when is cold and to the project the crops when arrive the winter. Poi c'è qualcuno che invece ha scritto create a wine brand o creare un nuovo vino.
attraverso l'uso del, attraverso, impiegando gli immigrati. It creates a new wine brand with the migrants work. E poi qui si parla anche di un agric business. May involve either an input or a product or service and company's items, such as productive resources, feed, seed, fertilizer, equipment, energy, pesticide and machinery. E quali mancano? Sarebbe utile arrivare a farsi sia di servizi sia di produzione che supportino l'agricoltura, dalle macchine ai fertilizzanti a tutto quello che serve per l'agricoltura. Poi c'è qualcun altro che dice che può aiutare distribuendo i prodotti agricoli, cucinando la pizza, imbiancando le mura e guidando la macchina. Okay. Lui mi ha detto ho fatto tutte queste cose, quindi potrei fare. Ok. Aspetta, ripetimi perché non potrebbe cucinare la pizza, imbiancare il mondo. I could help cooking pizza, painting walls, guidando la macchina, driving cars, perché nella vita ha fatto tutte queste cose. Because in my life I done all these things. Poi c'è qualcun altro che dice io non voglio dire niente, però voglio solo prendere dei contatti. I don't want to tell nothing, but I want only to take contacts. Poi, questa è in francese. Questa la lasciamo per ultima perché non l'ho lavorato. Ok. È in francese. Vai, francofono. Allora, start from handmade things, we can add made things. They are many people from many different countries, and for sure they have something to show it. So we can prepare this exhibition and sell all those things there. By this way, we also can make job for Italian and refugees and immigration. Un'idea interessante, si tratta di fare una sorta di fiera dell'artigianato tipico dei diversi paesi di provenienza dei migranti e poi rivendere tutto questo artigianato tipico per sostenere il lavoro sia dei migranti qui che nei paesi di origine. Poi c'è qualcuno che ha scritto Samba, Samba the Government. Se magari chi l'ha scritto può venire. Perché... Samba. Chi è... Samba. 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 L'hai scritto tu? Ok, vieni. You read. He said the government should know the conditions of the farmers when they explain in their farmland. Know their problems and teach them how to show their problems and how to prevent insects and others. Allora, il governo dovrebbe conoscere le condizioni degli agricoltori nei terreni agricoli per conoscere i loro problemi e quindi aiutarli soprattutto a prevenire le infestazioni, gli insetti, gli attacchi degli insetti. Dico quello francese. Sì. Allora, questo fratello dice che l'agricoltura è un'attività molto importante e quindi bisogna farla, però con l'attenzione di fare l'agricoltura secondo appunto il clima europeo, il territorio europeo, i frutti europei, perché è molto differente rispetto all'Africa, quindi di non pensare che è facile prendere e portare l'agricoltura africana in Italia, in Europa, quindi è importante comunque di
fare un'agricoltura secondo quello che gli italiani coltivano e si mangiano. It's important to understand that here it's not possible to bring cultivations and products from Africa. And then we need to understand how to make products that grow good here. C'è qualcun altro che invece dice che the problem is in agriculture today is the use of machine in the agriculture sector, which also leads to employment to manpower. Praticamente è dell'opinione che il problema grosso è l'utilizzo delle macchine in agricoltura che in qualche modo ha aumentato la disoccupazione. Sì, ma qui c'era quello della fattore didattica. Allora, poi c'era qualcun altro che diceva tu di creare una fattoria didattica multiculturale. Si può avanzare il discorso di. It could be very interesting to create a didactic farmer with different cultures. Didactic farmers are experienced in Italy where the school go to the farmers to learn about agriculture. And then it's very interesting to make, because I think there is not a multicultural didactic farm. Dove si parla anche della geografia dei propri paesi. Where it's possible to know also the agriculture of different cultures and not only this culture. Poi ne abbiamo un altro che non capisco bene purtroppo la scrittura. Però penso che parla anche lui di un di una fattoria. Gli africani per lavorare gli africani per fare lavorare per. Leggiamolo in inglese, sì. I understand is that like farmers is a work people, we work that Africans. E poi vai questo qua sì. Questo l'ho detto. Allora qui dice having a good rain season, a good land soil, the farming equipment and crops or vegetable. Praticamente dice che si auspica di avere una buona stagione di pioggia e una buona terra soleggiata e un ottimo, diciamo, un'ottima attrezzatura di coltivazione per creare una buona produzione agricola. Ok, poi questa è indicativa anche sul discorso che la Cina sta acquistando molto in Africa. Quindi l'Europa sta diventando piena di case e macchine e va in Africa a far guerra per oro e petrolio. Ma si sa che senza il pane non c'è vita. Non sono gli africani che hanno bisogno dell'Europa, ma è l'umanità che ha bisogno dell'Africa. L'innovazione è a nord, ma la risorsa è a sud. Se c'è la collaborazione, non c'è emarginazione, ma la civiltà. Ricomincia perché non me la ricordo tutta. No, sì, no, non si capisce bene. Stavi dicendo, dai. Europe are becoming all houses and cars and go to the Africa to make wars to obtain gold and petrolio, come si dice? Petrolio.
petrolio. But without breath there is not life. Are not Africans that needs of Europe, but is humanity that needs of Africa. The innovation is in north, but the resources is in south. If there is cooperation and not imagination, but civil society. Okay. Allora, siccome adesso è rimasto poco tempo, però io direi a questo punto potremmo anche fare o rispondere alle tre domande in un unico foglio, sono per 40. They think you don't a good work because there is many ideas. I think some wonderful ideas. I think you must read again what you write, I think this workshop obtained a good result. Okay. Okay, se, magari se qualcuno vuole aggiungere qualcosa. Secondo me sì, e anche credo che sia importante poi spiegare alla fine che cosa succede alla principale. Anybody want to talk about this result? Something more? Maybe the idea that I wrote there is an exhibition or a fair. For example, there are many people from other countries, from many different countries. For sure, they have some handmade. Speak loud. Oh, yeah. Sorry. After we make a photo. Sorry. At the end, everybody can make photo, but not now, please. Not now. After. At the end. Thanks. Okay, silent. Five minutes. Yeah. I'm not a professional translator. Then if I don't hear so good, I can't translate. With preparing an exhibition or a fair from the countries, the many different countries that are here in Italy, we can make jobs for also for them and for the Italian people that they are supporting them. They make that fair. They can make their in their countries, for example, in Afghanistan, we have some kind of sauce. I'm sorry, you are talking about the typical craft works from different countries? Yeah. Okay. The handmade things, for example, there are shoes for newborn babies, socks, and the hats, or something like this. We can improve it, we can have something else, we can do something better than this. It's just for starting, for example. There are many people. Stop, because I master. Yeah. Lui sta riprendendo l'idea che ha scritto nel bigliettino, cioè l'idea di fare una mostra, una fiera, con l'artigianato tipico che proviene da diverse parti del mondo. E secondo lui è un'idea interessante perché questo potrebbe produrre lavoro sia
nei paesi di origine dove viene prodotto questo artigianato, ma anche lavoro qui in Italia per gli italiani e per i migranti in Italia, perché ovviamente tutto questo deve essere poi venduto. E stava facendo degli esempi anche di alcuni indumenti, di alcuni accessori che possono, che serve che siano usati anche in Italia. In French. Sì, in French. Oh, ok. Allora, nous venons de différents pays, de différentes cultures. On a différentes cultures, on a des réalités différentes. Et on a aussi nos objets d'art qui sont propres à nos différentes cultures. Par exemple, les bracelets ou bien les chapeaux faits avec de l'artisanat, par voie de l'artisanat propre à nous. Ou bien peut-être des chapeaux pour les nouveau-nés, les bébés et autres. On peut par exemple fabriquer ces trucs-là ici. Et quand on finit de fabriquer maintenant, on va organiser des foires pour pouvoir les vendre dans des grandes villes, par exemple. Et au même moment, en se faisant, non seulement nous-mêmes, on se crée de l'emploi, parce qu'en fabriquant ces objets aussi, on se crée de l'emploi, mais aussi au même moment, on crée peut-être quelques emplois aux locaux, peut-être aux Italiens qui sont ici aussi, qui vont aider dans la chaîne de distribution ou bien de logistique. And also they can show their traditional clothes, their traditional things that they have in their own countries in this fair, and can sell them. Everybody, for example, there are clothes, so many clothes in different countries. We know that not also in Europe, and we just see the jeans and the other things, but in another countries that we are. We have to see with this, we can bring them here, we can ask them to make these clothes or make these traditional things, and they can sell them. By this, also there is a cooperative between these peoples and Italian peoples. So we can make this and we can choose it better. Lui dice per esempio che ci sono tanti vestiti tradizionali tipici che vengono da diverse parti del mondo che potrebbero essere venduti qui e con la produzione che invece viene fatta nei paesi di origine. Ok, on a aussi nos habits et nos tenues traditionnelles par exemple qu'on ne retrouve pas ici. Alors, si nous pouvons produire cette tenue-là, si nous pouvons nous-mêmes faire peut-être le design et produire ce produit-là, et au cours des fois, pendant les fois, nous allons aussi les exposer au peuple italien, les exposer aussi à nos frères et soeurs étrangers qui sont peut-être ici et qui n'ont pas la possibilité de pouvoir acheter ces produits-là directement de nos pays d'origine. En ce faisant, non seulement on se crée de l'emploi nous-mêmes, mais aussi on crée de l'emploi à quelques Italiens qui sont peut-être dans la chaîne de production et de distribution de ces produits. Et aussi, on essaie de rapprocher les deux cultures, c'est-à-dire nos propres cultures qui sont différentes des réalités italiennes ou bien européennes, et en même temps aussi la culture européenne. Et en se faisant aussi, on rapproche les deux peuples. This was for just for starting to know each other countries. For example, may there will be some people in not just in Italy, but maybe from another country that they see. They have seen how we can have good advertisement of this fair. We can make customers from another countries to come and see and buy these things. This is just for a start. It's my idea, and if it don't you, need many. Sorry to understand. Then you think. We can do also the opposite, then yes. Sell typical products from here in other countries. Yes, in other countries. By having a good advertisement, for example, we can show to the world, or we can start from the countries near to Italy, then we can open it to the world. E quello che dice è che questa stessa dinamica potrebbe anche essere fatta al contrario, quindi sostanzialmente la possibilità di vendere anche i prodotti tipici che vengono da qui anche negli altri paesi. Vincenzo, posso
C'è qualcuno che vuole dire? No, deve tradurre in francese e poi abbiamo. C'est juste un point de départ, le travail ne se limite. Le travail peut ne pas se limiter là. On peut par exemple, au lieu seulement d'exposer nos cultures au peuple italien ou bien au peuple européen, on peut aussi par exemple prendre la culture italienne ou nos propres cultures, aller les exposer dans d'autres pays de l'Europe ou bien des pays proches de l'Italie. Allora, io voglio dire appunto una piccola cosa che ha due aspetti. La prima è l'aspetto pratico, appunto, le opere. Cioè praticamente anche ora che tornano a casa loro, quello che principalmente consiglio è che tutte queste belle idee per cui con loro vogliono fare qualcosa, anche di proporle agli stessi formatori, nel senso appunto di proporre di fare concretamente qualcosa di buono, o anche in futuro di progettare delle comunità per loro, soprattutto appunto io rimarco di seconda accoglienza perché il mio parroco ha accolto circa 200 immigrati e il giorno che gli danno il permesso lui li deve mandare via per legge per strada, quindi loro non sanno cosa fare e molti gli dicono ci trovi una comunità dove fare qualcosa, quindi proporre delle comunità appunto dove fare dei lavori umili, non dei lavori che chissà che si guadagna, dove poter realizzare quello che dicono, di dire. He suggested to all that coming back where everybody stay, everybody must propose these ideas to the trainer, to the operators, because it's very important to begin to do some of these ideas. La seconda cosa, visto che sono un uomo che si dedica a Dio e sono tutti credenti, ci tengono veramente a Dio, hanno fatto esperienza loro di Dio, che Dio ascolta le loro preghiere, quindi concretamente anche ogni giorno di ricordarsi di fare una preghiera a Dio, di aiutare gli italiani appunto a realizzare queste cose, come per te che sei una persona brava, che Dio possa ispirare appunto voi, loro, gli altri a poterli aiutare, perché se non pregano Dio neanche li può aiutare. He said that is very important everybody pray to the gods, to the God, to God help us to realize these ideas. Può tradurre in francese queste due cose? Ok. I did not. I was not paying too much attention because I was focusing. He said that it's important coming back to the place where everybody lives. Propose this idea to realize to the trainers, to the operators, because many of them are in hosting projects. Okay. And after to pray God to help us to realize this. Ok. Il a dit que il sera très très important qu'on reparte après dans nos différentes structures d'hébergement, c'est-à-dire dans nos différents groupes, pour parler de ces projets-là, de ce projet, de ce travail qu'on a à faire aujourd'hui avec nos différents opérateurs, nos différents entraîneurs, nos différents encadreurs dans ces différents groupes-là. On leur parle de ce qu'on a à faire aujourd'hui et aussi de prier Dieu pour qu'on puisse réellement réaliser ces projets-là, ces idées-là qu'on a aujourd'hui. Ok. Allora. Prima di concludere dobbiamo anche dire due cose. La prima è che adesso passerà un foglio dove ognuno di loro potrà scrivere la propria email e il numero di telefono e naturalmente anche il nome. Questo ci servirà eventualmente per creare un gruppo, una mailing list per poter rimanere in contatto e poter anche dire a loro cosa succede dopo questo incontro. She said that they now give you a paper where everybody must write on the email address and the phone numbers, because they would like to make a group and
keep in contact each other. Okay, ils vont nous donner un papier, mais ok, ils vont nous remettre maintenant un papier et ils aimeraient que sur ce papier là nous nous inscrivons nos noms, nos numéros de téléphone et nos adresses email. Parce qu'ils veulent rester en contact avec nous pour pouvoir penser ensemble, réfléchir ensemble sur la faisabilité de ces différents projets là. Et donc ils ont besoin de rester en contact avec nous et demander des fonds. Ouais. Poi la seconda cosa è: cosa ne faremo adesso di tutte queste idee? Naturalmente loro, abbiamo detto, per loro è un modo anche per innescare nella loro mente, è probabilmente anche un processo per innescare un'idea che si potrebbe evolvere, come diceva Flavio, che ognuno di loro potrebbe pensare di chiedere o comunque pensare di chiedere anche di realizzare. Per l'EUCA a cosa è servito questo? È servito per diciamo seguire i buoni propositi che l'EUCA e Banca Etica hanno preso insieme, che sarebbe quello di finanziare un'idea. Un'idea che naturalmente verrà raccolta da questi quattro laboratori che si sono formati, verrà valutata la fattibilità di questa idea, perché è normale che noi dobbiamo cercare, o comunque l'organizzazione di l'EUCA valuterà il come poter organizzare, il dove, il chi e con quali cose. These ideas are a resource, an important resource for everybody, of course, and also for the organization of the Cammino di l'EUCA, working of l'EUCA. And then the organization would like to propose some of these ideas to ethical Italian ethical bank to finance some idea and maybe in the future can be realized. E quindi i loro contatti serviranno anche per questo. Okay, just an example. This friend gave an idea. Let's suppose that you choose this idea, and he may not be here, and you are going to give the idea to an institution which invests in the idea. I'm not seeing like probably good things. He's not here, he's not going to lead the project, and how can I just give the idea to someone like that? I'm not I try to answer because I you know about it. Of the same thing with them. Okay. And you really know about it. I in mean. Real, they will design the house, and now they don't know how to do the next steps. And then they must discuss and will decide how to do. Okay. Lui ha chiesto, no, sostanzialmente quali saranno i prossimi passi e quali saranno i criteri per cui verrà selezionata un'idea piuttosto che un altro, un posto piuttosto che un altro, e come in qualche modo saranno coinvolti loro quando verrà finanziata l'idea. Io gli ho risposto che siccome ne avevamo già parlato, in realtà ancora cosa verrà fatto nel dettaglio non è stato ancora stabilito e lo dovrete anche discutere e decidere insieme. Sì, perché questa idea sarà l'unione di tutti e quattro i laboratori, cioè. Yes, did she say that the only one idea that maybe will be financed is a merging of ideas of all four laboratories. Then I think it's very hard. Perché potrebbe anche nascere il fatto che non sono realizzabili, cioè che magari yes, non ci sono i propositi. They don't know what ideas are possible to realize or not. Si deve valutare, naturalmente lo faremo insieme a tutti gli altri relatori degli altri gruppi. Non per forza, l'idea è una buona idea. Ti ho chiesto di parlare di che buon parlare.
Scusate, mi stai parlando. Talking about big differences. So this is not only corrosion of my melon. Because I did a course of species in small areas. And you would like to do this? Yes. Okay. I suggest organic oil. Because there is a big mark, good mark for organic oil, not ordinary oil. Allora, lui dice